In realtà tutti pensano che sulla Seconda Guerra Mondiale non vi sia più nulla da dire, ma non è proprio così. In realtà la storia, per essere assodata e per essere perfettamente interpretata, ha bisogno di tanti e tanti anni. Un esempio potrebbe essere quello di Napoleone, che a distanza di secoli non si sa ancora esattamente che tipo di personaggio sia stato, nel bene e nel male. Questo perché Napoleone è stato sconfitto e quando è il vincitore ha sempre modo di riscrivere a modo suo la storia e di solito è molto compiacente con se stesso. E nella fattispecie questo libro segue il solco delle pieghe della storia. In pratica nel 1941 a dicembre, il 7 dicembre, gli Stati Uniti furono attaccati dalla flotta giapponese, un attacco aereo che portò alla distruzione della flotta navale che era alle Hawaii, e chiaramente gli americani hanno sempre sostenuto di essere stati attaccati proditoriamente. Da tanti documenti che sono usciti dopo la guerra, dei tanti processi che ci sono stati, invece questa realtà appare molto poco lineare, ciò in quanto gli Stati Uniti erano da tempo alla ricerca del casus belli per entrare in quella guerra, dal momento che non avrebbero mai potuto dichiararla, in primis perché Roosevelt aveva dichiarato in fase di campagna elettorale che non sarebbe mai entrato in guerra, e secondo perché l'opinione pubblica americana al 68% era contraria a entrare nel secondo conflitto mondiale. Gli occorreva un casus belli, nel primo tempo lo fece con i tedeschi, ci provò in tutti i modi, e pur rifornendo l'Inghilterra via mare, e i tedeschi lo sapevano, lui si aspettava che prima o poi i tedeschi facessero un errore e affondassero una nave americana. Ciò non è mai successo perché gli ordini di Hitler erano tassativi. Temeva la potenza americana e non voleva assolutamente entrare in contrasto con la potenza americana. Allora a questo punto gli Stati Uniti si sono volti verso il Giappone e con una lenta opera di strangolamento sono arrivati fino a inibirgli le materie prime che necessitavano al Giappone per rimanere una grande potenza, perché il Giappone negli anni 40 era già una grande potenza. E costrinsero praticamente i giapponesi con questo lento strangolamento all'attacco di Pearl Harbor, che come la tradizione giapponese vuole, e gli americani lo sapevano, avvenne all'improvviso. Cosa in realtà è accaduto? È accaduto che gli Stati Uniti avevano Purple, era una macchina decodificatrice che era in grado di decodificare i messaggi giapponesi che i giapponesi inviavano alla flotta. La flotta era chiaramente in silenzio radio, però dal Giappone si inviavano comunicazioni alla flotta. Avevano anche avuto in precedenza questo tipo di informazioni e sapevano che la flotta giapponese era partita ed era diretta verso le basi americane, sempre grazie a questo Purple che alcuni dicono gli inservienti, i decrittatori americani erano in grado di decifrare i messaggi giapponesi prima ancora che ci riuscissero gli stessi giapponesi. Siamo ancora nel pieno dei segreti militari. Negli Stati Uniti non c'è una grande corrente favorevole a conoscere quelle che sono le pieghe della storia. Per loro sono sempre i salvatori, loro sono sempre quelli che portano la democrazia. Però c'è anche da dire che meno male che gli Stati Uniti sono entrati in guerra, meno male che gli Stati Uniti hanno trovato il modo di entrarvi, perché proprio in quel dicembre del 1941 i tedeschi erano alle porte di Mosca e l'Inghilterra era ormai in ginocchio.
come si sa, quando, come dicevo prima, chi vince poi ha sempre ragione, e ci sarebbe stato il pericolo di un mondo dominato dal nazismo, contro cui dopo l'America non avrebbe potuto facilmente, che l'America non avrebbe potuto facilmente contrastare. Proprio per questo fatto che il vincitore scrive la storia, probabilmente sarebbe accaduto che il nazismo avrebbe trovato sostenitori in ogni parte d'Europa, così come li aveva trovati in Germania, e avrebbe avuto dalla sua mezzo miliardo di uomini, tutte le quantità di materiali possibili e immaginabili che gli venivano date dai possedimenti britannici, olandesi e francesi d'oltreatlantico, e cosa non indifferente anche le menti pensanti di tutta l'Europa, che sarebbero state in grado, insieme a quelle tedesche, di congegnare armi ancora più micidiali di quelle che furono in grado di congegnare.